Lo sapevate che Monster Hunter venne creato in seguito alla richiesta di Capcom di un gioco multi-action online che chiunque può apprezzare e giocare? Furono tre i giochi sviluppati attorno a questa mentalità: Monster Hunter, Automodellista e Resident Evil Outbreak, con la speranza di Capcom che almeno uno di questi vendesse milioni di copie. Il team di Monster Hunter credeva di riuscire a farcela, ma era anche preoccupato di come il gioco avrebbe funzionato. Non solo il gioco raggiunse l'obiettivo di vendere 1 milione di unità, ma finora i giochi della serie hanno venduto oltre 31 milioni di copie nel mondo. In un'intervista per Game Informer, lo sviluppatore Ryozo Tsujimoto spiegò che era convinto che la cooperativa online fosse stata una delle chiavi di questo successo. La Capcom promosse un'equilibrata distribuzione dei premi delle quest in modo da invogliare la cooperazione. Se le ricompense sono distribuite con equilibrio, i giocatori sono più propensi a investire nel successo della caccia. Questo porta ad un'equa divisione del lavoro e a diventare dei cacciatori migliori. Si decise anche un massimo di 4 cacciatori, così che l'azione di ogni giocatore fosse importante. Un'armata di cacciatori avrebbe svalutato l'importanza del singolo e delle sue azioni. Oltretutto, i mostri non sono progettati per essere affrontati da più di 4 giocatori e nel corso dei vari giochi tale limitazione fu mantenuta, così come il livello di difficoltà, in modo da portare i giocatori a migliorarsi. Sempre a Game Informer, Tsujimoto disse: «Se c'è una quest che non riesci a finire subito in Monster Hunter, puoi cambiare tattica e strategia, cambiare armi, armature, portare altri oggetti, provare nuove tattiche o comprendere i movimenti del mostro in modo da sapere come affrontarlo. Alla fine, le tue capacità da cacciatore sono il fattore realmente decisivo». Un'altra limitazione che è rimasta nel corso della serie è la mappa segmentata. Avere zone separate e contenute in ogni area aiuta il giocatore a creare una strategia e a comprendere lo spazio. Inoltre crea un punto focale di dove sia il mostro e permette al giocatore di fuggire e riorganizzarsi se il piano fallisce. Anche se la segmentazione delle aree era dovuta a limitazioni dell'hardware, si decise di mantenerla piuttosto che passare all'open world. E a tal proposito, il direttore di Monster Hunter, Kename Fujioka, disse a US Gamer: «Uno dei motivi per cui le mappe segmentate sono importanti è che è una parte importante del gameplay. Se dovessimo modificare Monster Hunter per inserire una enorme area esplorabile, dovremmo anche ripensare e riformulare tutto quanto in modo che funzioni correttamente». Durante lo sviluppo di Monster Hunter 3, il team decise di inserire le cacce subacquee. L'idea era di sfidare i giocatori con cacce a 360 gradi e non solo sulla terraferma. Anche se le cacce subacquee portarono una novità interessante, molti pensarono che queste missioni fossero poco ben sviluppate, e la Capcom capì che poteva fare di meglio. Il team ripensò l'idea di caccia a 360 gradi e inserì la profondità verticale nelle classiche cacce di terra in Monster Hunter 4. Ciò influenzò molto quali mostri riportare nel capitolo, tanto quanto come ideare nuovi mostri. Il Cachawacha, ad esempio, fu pensato come un mostro tutorial per insegnare ai giocatori l'importanza del combattimento multiangolare. Poteva planare, arrampicarsi su muri e soffitti, costringendo il giocatore a combattere e creare una strategia in un ambiente 3D. Questa espansione in verticale ha permesso l'inserimento di mostri più grandi, visto che ora si può attaccare molto più in alto. Monster Hunter 4 fu sviluppato apposta per il Nintendo 3DS, poiché il team venne attratto dalle funzioni peculiari della console, come il doppio schermo e il 3D. Il gioco avrebbe potuto vendere di più su sistemi Xbox e PlayStation, ma Capcom era interessato al mercato portatile e a intrigare il pubblico occidentale. Oltretutto, gli sviluppatori non volevano rischiare di andare troppo fuori budget creando un gioco next gen. A tal proposito, Monster Hunter 3 era ideato in origine per la PlayStation 3, ma la Capcom decise di portarlo su Wii perché attratta dalle caratteristiche della console, un po' come poi su successe con 3DS. I cambiamenti che avvennero nella localizzazione di Monster Hunter 4 includono la presentazione e piccole modifiche al gameplay, e personaggi interi furono riscritti, come il cuoco felino. Il localization team gli diede in origine un accento tedesco, ma il character design era ispirato palesemente alla cultura cinese. All'inizio evitarono di dargli un accento cinese in modo da non rischiare di offendere qualcuno. Il localization director Andrew Alfonso disse a Silicon Era: «L'impressione era che gli accenti asiatici non fossero usati troppo spesso nei vari dialoghi e quindi non accettati tanto quanto gli stereotipati accenti inglesi, francesi o tedeschi. Alla fine ci ripensammo e riscrivemmo il personaggio con una parlata più cinese, cercando però di renderla il più leggera possibile così da non offendere nessuno». Anche se Monster Hunter parla di cacciare, la serie ha mantenuto una certa innocenza così da essere più accessibile. Un aspetto più selvaggio avrebbe potuto scoraggiare i casual gamers. Ecco perché i mostri non sono dipinti come malvagi, ma solo come parte del mondo naturale. A tale scopo fu inserito il falcione insetto per esaltare la tematica di uomo e natura che coesistono. L'usare un insetto come arma viene da un'idea scartata dal primo Monster Hunter, dove il giocatore avrebbe usato un uccello per attaccare. La maggior parte dei mostri è ispirata ad animali e mitologia. Gli artisti usarono persino veri animali come riferimenti, così
così che i mostri creati dessero più l'impressione di esseri viventi in carne ed ossa. Invece l'ispirazione del Barrot di Monster Hunter 3 venne osservando i movimenti di un bulldozer. Diablos, invece, anche se ispirato da dinosauri come il Triceratopo, prende anche ispirazione dai film di Kaiju. Il mostro serpente Najarala in Giappone si chiama Gararajara. Il nome viene dall'onomatopea giapponese del sonaglio, Garara, unita alla parola vipera. In giapponese la vipera è chiamata Adara, la cui D fu cambiata in una J. Nella versione internazionale il nome fu cambiato ispirato dal cobra delle Filippine, Naja Filippinensis. Il Najarala sembra anche ispirato dal Mboi Tui della mitologia Guarani, un essere mitologico dall'enorme corpo di un serpente e dalla testa di pappagallo. Tsujimoto ha detto che il suo mostro preferito è il Gormagala. È stato ideato per rassomigliare la sua natura misteriosa, come le sue ali che sembrano il mantello di un supereroe malvagio. Anche se le sue fattezze scure e rotondeggianti volevano ispirare un senso di mistero sul suo ruolo nella trama, il suo design originale presentava ali e addome rossi, con un aspetto molto tagliente e affilato. Visto che il Gormagala è il mostro simbolo di Monster Hunter 4, la Capcom lo volle usare durante la promozione del gioco. Il busto di un Gormagala in scala 1:1 fu commissionato all'artista Frank Ippolito da Capcom per l'E3 del 2014. Il busto veniva fuori dallo sfondo per dare un'illusione di profondità in una piccola area dove i fan potevano farsi delle foto. La statua fu portata anche al Comic Con di San Diego e fece parte di un'attrazione a Six Flags Magic Mountain, dove le montagne russe Goliath furono reinventate per essere a tema Monster Hunter. Anche per oggi è tutto, ma torneremo presto con altri Did You Know Gaming ITA, quindi iscrivetevi al canale, visitate il canale originale e per altre curiosità dal mondo videoludico visitate il sito didyouknowgaming.com. È finita, ragazzi, è stato difficilissimo, però mi sono anche divertito un sacco. Mi sono sentito un po' come quelle voci che su D-Max parlano mentre guardate un documentario, sai, con la voce in inglese ancora sotto, che rompe i coglioni. Grazie mille a ODS, soprattutto a Gian Andrea, che è stato il mio contatto in questa avventura. Spero che il video vi sia piaciuto e ciao a tutti!